è uno dei piatti tipici più antichi della tradizione di Civitanova del Sannio. Colori e profumi del passato, tutto da gustare e da apprezzare sotto le stelle. Parliamo della coppa, carne di maiale e patate cotte per 3 ore sotto la cenere, nella caratteristica teglia gigante realizzata per l'occasione dall'associazione Civitanovesi nel Mondo Onlus, che ha organizzato l'evento. I nostri contadini hanno messo patate, pomodori, altri olio per condimenti, quindi tutto quello che si è potuto prendere dalla nostra terra in questa ricetta lo ritroviamo. Insomma, partendo da un metodo di cottura tradizionale della nostra tradizione contadina e poi sviluppata chiaramente per una sagra. La coppa, giunta quest'anno alla 15ª edizione, non è solo una festa ma è anche l'occasione per celebrare l'amicizia e per ritrovare i tanti civitanovesi che tornano da lontano al paese d'origine. La coppa è portata avanti dall'associazione Civitanovesi nel Mondo. Il simbolo di Civitanovesi nel Mondo è un cuore con all'interno Civitanova, e questo è proprio perché ovunque si è, in qualsiasi posto saremo, nel nostro cuore portiamo le nostre radici, le nostre origini, l'amore per questa, non per un territorio, non per le mura, ma per una comunità che ovunque essa sia si deve definire civitanovese. Soddisfatti i visitatori giunti da ogni parte della regione, ma anche i tanti emigranti rientrati in paese che hanno riscoperto i gusti e i sapori delle loro origini. La coppa è un'esperienza davvero originale, è la prima volta che veniamo qui a Civitanova del Sannio ed è davvero molto molto bello, perché si ritrovano i valori di una volta, c'è tanta gente e quindi questo è un riscoprire le tradizioni, tornare alle origini. Poi è la prima volta che vengo qua. Mi è piaciuto tanto. La fine del mondo.